E allora noi ci siamo, caro Roby, vai qui là. Nuova puntata? Nuova puntata, siamo un po' in ritardo. Va bene, per colpa di Elena che è arrivata tardi. No, spieghiamo la verità, perché siamo a Natale e di conseguenza ci sono un sacco di cose da fare nella pasticceria. Cesti, panettoni, che poi vi faremo vedere. Senti Roby, oggi hai deciso di non dare anticipazioni. Niente quindi... andiamo a braccio. A braccio. Okay. Allora, vai. Partiamo. No, però dimmi almeno cosa prepariamo. Oggi faremo un brasato al parolo. Ok, pezzo di carne. Poi faremo del merluzzo. Eccolo qua. Polenta. Vai. Un po' piatti per essere nel tema natalizio. E poi faremo delle polpette di merluzzo con i carciofi. Allora, caro chef, io vado sul tuo Instagram che ci sono già dei... Un po' di vino nero, grazie Luca. Adesso poi vi presento il mio assistente Luca che è un po' timido, peggio di me. Allora, partiamo. Ciao Gianni. Andiamo con i lavori più lunghi. Allora, vai. Soffritto per il brasato, fondo per il brasato, carota. Ok. La schiena, ma devo passare. Poi cipolla. Cipolla. Devo bruciare questo. No. Allora, la settimana scorsa mi sono arrivati dei messaggi che mi chiedevano: i gamberoni, no? È necessario, se si è a casa, sgusciarli? Non perdono il gusto se uno li fa in padella senza lo sgusciare? No, va bene lo stesso. Perché tu l'altra volta consigliavi che il ristorante ovviamente non ha detto sì, è meglio dare al commensale quasi tutto, diciamo, personale. Allora, fondo, filo d'olio. Aspetta che lo faccio vedere, molto facile. E mettiamo sulla piastra. Poi prendiamo un po' di ginepro. Ah ecco, non abbiamo mai usato le spezie in queste volte. Quanto ne metto? Cannella. Chiodi di garofano e cannella, ginepro. Noi per portarci avanti abbiamo già cotto la carne, però io vi faccio vedere come fare. Facciamo rosolare il nostro fondo, poi intanto ci portiamo avanti con... vi faccio anche vedere come si fanno due o tre verdure di accompagnamento. Carciofo, una patata. Ciao Giuseppe, ciao Raffaele invece nella tua diretta Instagram. Ma scusa chef, sì. Oggi non hai voluto fare il adesso ci fermiamo e diamo il benvenuto. Allora, comincia a versare. Allora, intanto sposto questo un po' più qua. Noi abbiamo il carrello, una telecamera carrello. Oggi siamo attrezzati. Ok. Elena ha investito. Sì. Dopo vi facciamo una fotografia e vi raccontiamo come io ho investito in tecnologia. Allora, il nostro fondo sta rosolando, prendiamo il nostro pezzo di carne, lo saliamo, okay. Faccio vedere, il metto qua. Vuoi che ti tolga qualcosa davanti? Lo saliamo, pepe, sale. Intanto Luca ci ha proposto un barbera. Questo qui poi lo andiamo a utilizzare per coprire il nostro brasato e farlo cuocere. E chi sta meglio di noi? Lo raccontiamo la settimana scorsa che ha deciso di volare. Volare. Fa finta di niente il nostro chef. Posso volare? Perché il nostro chef quando fa qualcosa che non è proprio da figaccione... Cosa ho fatto? Ma... guarda che uno stuntman in confronto a te. Ah, me lo sono caduto. Ha fatto qua?
quando opera così, prendiamo il nostro un po' di garofano, un po' di vinegro. E anche la cannella? Una cannella, sì. Non si trita? Cioè non si gratta? No. Adesso ti passi un po' di vino nero. Oh, finalmente sono tornata operativa. Prego. Allora, lo sfumiamo col vino nero. Non ti vedono lì. Così? Devi venire qua perché ci faccio. Poi lo mettiamo in forno. Ah, in forno? Oh, lo lasciamo sul piatto. Però si può anche fare in forno. Sì, lo mettiamo, prendete sempre un sondino, andiamo a 80 gradi al cuore, 80-85 per fare un buono stracotto. Noi per questioni di tempo e di tempo l'abbiamo già cotto, lo mettiamo di qua, lo tagliamo un pezzettino. Vedete? Questo è il classico arrosto dell'avena. Che poi andremo a presentare. Noi lo teniamo qua. Poi noi abbiamo anche già finito la salsa che io vi farò vedere. Quando avete finito, quando la carne è cotta, che è andata 80-85 gradi al cuore, prendete tutti il vostro fondo, carota, cipolla, rosmarino, salvia. Arrivano i cuori, ancora di cuori che arrivano. Prendete tutto, mettete col frullino immersione. E fate una bella salsa così. Quindi la lasciate andare. È solo la base di cottura. La base di cottura, che noi l'abbiamo ristretta come vi ho insegnato l'altra volta, senza usare gli addensanti. Ragazzo, posso prendere una laurea oramai. E qua ci siamo preparati per cuore. Tolgo? Sì, queste possiamo levarle. Intanto mettiamo un pentolino con dell'acqua per fare la polenta. Goccio una noce di burro, un po' di sale, un filo d'olio e mi mancava anche questa volta. Hai un sacco di seguito su Instagram, andiamo a salutarli. Allora, prendiamo una. Ciao Mau, e poi qua sopra invece ciao Fabio, ciao Lorenzo. Ciao Dario. Ah, è Dario del Prete, no, buonasera. Dario, ci ha chiamato, Dario, mi spiace, ci ha chiamato per fare la nostra prima lezione a da casa. Ci chiediamo scusa, però oggi eravamo veramente, che poi vi faremo vedere, oggi era veramente un po' nelle cose. Andiamo a fare la nostra polenta classica, non usate la polenta precotta, per favore. Neanche quella istantanea? No. Fate la polenta classica, la lasciate cuocere un'oretta, okay. Lasciate andare piano piano. Faccio solo vedere ai nostri amici la consistenza dell'acqua. Adesso la lasciamo andare. Io la lascio sempre un po' più sul vellutato, cremoso. Poi se vi piace un po' più densa, la polenta potete lasciarla così. Poi quella che vi avanza nel pentolino, la stendete sul tagliere, sì. La fate raffreddare, il giorno dopo la potete fare fritta, la fate al forno con il formaggio. Allora, lasciamo la polenta andare così. Noi ci stiamo portando avanti con tutto, perché oggi Elena non ha voluto che io facessi il menù. No, non è vero che non ho voluto, è solo che, allora, intanto tranquillo, capisco chi lavora, anche perché in un momento del genere Roby dice ciao Mao dice ciao Roby, ex amico. Ma come mai? Mao, ex amico. Poi Emanuele non mi viene mai a trovare. E ti ha fatto l'ok. Come mai non ti viene a trovare? Lontano? Siamo un po' lontani. Vabbè, ricordiamo che Chef Roberto, lui tutta siamo la settimana. Lontani, però. Sì. Tutta la settimana vive a Monaco. Tanto c'è gente che passa tutta la telecamera a carrello. Invece il fine settimana viene qua proprio per fare questi corsi di cucina per noi. Allora, la polenta sta girando. Allora. Adesso diamo a Luca le nostre patate che le andiamo a spolventare. Le patate le tagliate con la buccia. Va bene. Invece i carciofi li frittiamo dopo. Okay. Lasciamo qua. Facciamo un piccolo riassunto fino a qua, chef. Sì. Allora, abbiamo fatto un fondo per il nostro pezzo di carne. Fondo per la carne. Carota.
usare una guancia, potete usare l'arrosto dell'avena. Tieni così qua che non ti vedono più. Potete usare una bella guancia, un arrosto dell'avena, potete usare uno scamone, dipende un po' quale sezione di carne ti piace. Ok, quindi l'abbiamo messa con una base di carote, sedano. Carote, sedano, cipolla, aglio, laura, aglio. La fate rosolare, quando è rosolata bene la sfumate col vino rosso. E poi lasciate in cottura. Ok, invece dove hai messo 80, le bacche? Le bacche le ho sempre messe. E la cannella e anche cannella, ginepro. E poi del ginepro. Ok, e lasciate andare. Secondo 80-85 gradi. Secondo step, andiamo in ordine così ha tutto tempo di cuocere nelle dovute tempistiche. La polenta fresca. Che però lo chef ha messo una nocciolina di burro con un po' d'olio e dell'acqua. Io vedi adesso gli aggiungo un po' d'acqua perché mi sta tirando un po'. Io la voglio cremosa, quindi gli aggiungo un po' d'acqua, la lascio cuocere. Okay. Poi ho già tirato per questioni tempistiche la salsa di prosciutto. Sì. Che è stata fatta con tutto quello che era il fondo della carne frullato e reso. Adesso crema. Facciamo il nostro capuzzo. Vai. Ci sono delle tecniche per tagliare il merluzzo, si può tagliare in tutti i modi. Questo qui facciamo dei quadratini, adesso vi faccio vedere. Si può anche tagliare per lungo? Sì. No. Il pesce va tagliato nel senso orizzontale. Però queste cose loro non lo sanno, allora magari per quello che bisogna io voglio. Sì. È giusto. Sì, hai ricevuto un sacco di complimenti. Perché noi abbiamo, a volte non abbiamo per scontati quello. Allora, poi che bella diretta, Benny, ciao. Allora. E poi Raffaele e Luca. Questo merluzzo lo facciamo in modo. Non mi fa salutare voi, basta. Vai. Ti stavano scrivendo i tuoi amici. I tuoi amici, le persone che ci seguono ormai da 5-6 settimane. Allora, questo. Poi invece facciamo le porchette in Abruzzo. Perché facciamo due modi di fare l'Abruzzo. Togliamo. Merluzzo comunque si muove, si è molto tenero come è il piatto fondo, grazie. Preferisci grigio o bianco? Nero. Grigio o bianco per cambiare? Merluzzo. Sale. Allora, ciao Stefano, ci stavi mancando, noi siamo arrivati un po' in ritardo stasera, ma va bene. Paolo, ciao. Bernardo, Claudia, abbiamo, ciao. Abbiamo Claudia, Divi, che ti sa. Ok, intanto mi controlla le patate. Ok. Lo mettiamo nella polenta, facciamo vedere i nostri amici.
passato nell'uovo e poi passato nella polenta, come se fosse un'impanatura. Hai già fatto i regali di Natale? Arrivati. Ciao Emanuele, ciao Fabio, ciao Biagio. Allora, oggi le ricette sono state fatte in base alla fantasia del nostro chef, quindi vi ho voluto fare una sorpresa. Questo pomodoro l'abbiamo spolentato, poi prendiamo il nostro così, ah, lo mettete un attimo nell'acqua calda, così si cola bene, arrivo. Allora, volentiamo, tagliamo, facciamo una croce sulla schiena. Lo segnate, una croce, lo lasciate un minutino nell'acqua e poi avete la pelle, il nostro quadro che noi mettiamo nell'olio caldo. E lo così. C'è un profumo qua dentro che non lo dico neanche. Giusto? Se invece lo avessi messo in forno sarebbe... No, perché lo shot che ti dà l'olio bollente ti permette di farla rimanere nella cocca. Va bene, dove lo posso mettere qua? Okay. Allora, intanto noi facciamo una cosa. Scusa, perché mi hai lasciato queste non impanate? Perché la faccio vedere la piastra? Facciamo in due modi, sì. Noi prendiamo la nostra arancia prima e togliamo carta prima per fare la forza e la metto nel nostro sugo bollente. Ah, così. La lascio così un attimo, sì. Ah, wow. La lascio lì che si riprende di temperatura, vi faccio alzare la temperatura perché noi quando avete cotto la carne la prendete, la tirate fuori dal vostro fondo di cottura, la mettete in una carta bellina che assorba e la mettete in frigo. Poi la consistenza è quella volta, è a 90 gradi questa qua, la rimettete nel vostro sugo bollente e la lasciate riposare, perché la carne non deve ricuocere, deve solo tornare a temperatura, diciamo 60 gradi, 70 gradi. Ok. Tanto la polenta c'è quasi, aspettiamo le patate da Luca che così facciamo le nostre due polpette. Intanto ricordiamo che ha passato il merluzzo nell'uovo e poi invece l'altro merluzzo l'ha tagliato una parte a cubetti e l'ha passata nell'uovo e poi nella polenta, invece l'altro l'ha lasciato pulito così perché lo farà alla piastra. La nostra patata. Okay. Lasci sempre la buccia. Okay. Ragazzi, diventerò uno chef stellata. No, com'era? Chi faceva la manina? Stellari! Cosa Luca come insegnato? Una sera facciamo a cucinare Luca. Cosa dici? Arrivo subito, chef, che sono andato a prendere. Sono andata a prendere la carta. Invece questo qua grattato. Sì, allora lasciamo riposare un attimo questo. Allora, per chi non si fosse collegato adesso, praticamente ha tagliato il merluzzo.
come una battuta di carne per fare la polpetta, l'ha passato nell'uovo, gli ha messo il pancrottato e le patate sbollentate. Adesso lo lascio riposare e adesso lo so riposare. Adesso io ho fatto un po' di polenta prima con le patate, Luca, una parte l'abbiamo utilizzata un po' più dura qua col merluzzo, una parte di polenta, una parte di patata l'abbiamo messa. Sì. Come la fai? Allora, patata. Sì. La fate bollire con la buccia. Ah, con la buccia. Poi, quando è entrato con lo stecchino, quando lo stecchino entra senza fare fatica anche la patata, e lasciate, togliete, rispirate come io ho spelato il pomodoro e pestate con lo schiacciapatate, mettete un po' di burro, noce moscata, sale, pepe. Io vi do un consiglio, allora, se voi volete una crema di patata che tira fuori l'amido, andate con l'immersore, però l'amido, usando l'immersore, l'amido fa sì che diventa quella cremosità, se no vi aiutate con una frusta e vi rimane più cremosa. Va bene. Una parentesi, i nostri amici ci hanno chiesto se prima o poi avrai voglia di fare un dolce. Non c'è stata risposta. Io volevo farlo, Luca non ha voluto. Ma ho visto Luca che si è esaltatissimo invece quando... Sì? Potremmo chiedere proprio a Luca di fare il dolce quando vuole farlo cucinare. Io ho detto infatti stasera facciamo un dolce, perché siamo stati tutto il giorno in mezzo dolce, allora abbiamo detto adesso andiamo sul salato. Una parentesi, amici, vi volete mandarvi il profumo che c'è qua tra tutti i panettoni che sta cucendo e anche quello che sta cucinando lo chef. Polpettina. Lo chef mi vuole bene, perché fosse stato per lui oggi mi avrebbe spedito sulla luna, invece l'abbiamo fatto la ricetta fino alla fine. Perché? Perché era un sacco di lavoro da fare, da sbrigare. Allora, questa qua, un po', aggiungiamo un po' di crema di patate, per farla un po'. Allora, ciao! Ciao Pa! Ciao Martina, ciao Sebastiano, ciao Andrea, Giorgi, Mauro, Samuele, andiamo sotto da te. Ebbene, chef, ti fai un saluto a tutti i nostri amici che sono qua incollati, che stanno guardando la tua... Ah, ecco! Vedo tanti cuoricini. E cuori come se non ci fossero domani. Proprio questi sono anche buoni di aperitivo, se volete iniziare con un aperitivo, i nostri amici, fate una piccola tempura, un po' di sale. Come la facciamo la tempura? La prossima settimana. La prossima settimana facciamo tutte le verdure in tempura. Ah, wow! Facciamo le verdure in tempura e poi vi faccio fare dei gamberi e in tempura di nocciole e pistacchio fritti o al forno? No, no. In granella di nocciole, in granella di pistacchio, in granella di mandorlo, diciamo una lezione dedicata ai piccoli empreti. Allora iniziamo. Vai, piatto nero. Ancora, friggiamo ancora le nostre polpette. Piatto nero, tra un po' lo lancio. Adesso friggiamo.
Abruzzo. Quando è una cosa molto rapida, però quando lo butti nel foglio. Hai qualche chicchina come la settimana scorsa? Qualche chicchina? Qualche chicca da qualche segreto come settimana scorsa che ci hai svelato, tipo il limone, i gamberi. Ah, niente, mi suggeriscono che me lo dici solo a pagamento, va bene. Vuole prendermi tutti i segreti per aprire un ristorante. No, io guardo, l'ultima roba che farei nella mia vita è proprio quella, perché il lavoro che c'è dietro a un ristorante. Non vuole sgamare tutti i segreti. Ma non posso sgamare i segreti, uno non si può improvvisare. Cioè. Fuggiamo anche il nostro corso. Sì. Oggi è meglio se faccio la brava, sennò diventa un pasticcio qua. Allora. Ciao Cervino 1, Franco Franco, Roberto Musone. Hai un fan accanito tu. Chi è? Non te lo dico, ti seguo e dappertutto, un personaggio molto famoso. Chi è? Te lo dico dopo. Ah, questo è un segreto, vedi? Questo è un segreto quello che stai facendo. Sì, scusate, quando andate sulla media io metto sempre un foglio di carta da forno, così non si attacca. Siamo quasi all'impiastro molto. Allora, ci siamo quasi, eh? Siamo quasi, ciao Giancarlo. Siamo quasi all'impiattamento di oggi. Oggi non abbiamo voluto svelare la ricetta perché lo chef aveva voglia di farmi una sorpresa, o meglio, aveva voglia di improvvisare un po' sul momento, vero? Perché anche quando si è chef veramente è anche bello quello. Chiaramente eravamo molto limitati. Eravamo un po'. Adesso vi faremo vedere il motivo. Infatti, un po' di ritardo perché. Allora, partiamo. Vai, gatto nero, bianco o grigio? Allora, andiamo col bianco. Gatto bianco. Voilà, eccolo qua. Andiamo. Allora. Ecco la nostra polenta, vai. E se non metti il burro nella polenta è un problema? No. Solo a stemperarsi il suo. Oh, ragazzi, che profumo che sta roba. Io lo taglio dove c'è il nervo, così lo levo, no? Lo taglio proprio perché magari va. È buono, però deve essere solo all'occhio, però è buonissimo. Però. Tanta storia, certo. Non so se non ci stanno vedendo. Aspetta. Poi vediamo i carciofi che sono finiti. I carciofi fritti che sono andati, dove non li metti, Elena? I carciofi fritti sono andati. Qua. Guardate, mi dà sempre la colpa, sposta le cose lungo. Allora, ricordiamo a tutti i nostri amici che i corsi di cucina partono poi da gennaio, quindi ufficiali, perché adesso c'è davvero tanta confusione nell'aria, visto anche un po' il periodo storico. Perché stiamo aprendo a Monaco e quindi siamo un po' tutti di corsa, diciamo. Allora, vai. Allora, questo è il primo piatto, quindi una base di polenta, ok? Sopra la carne. Ho improvvisato tutto, quindi. Ma che improvvisato? Super. Allora, siamo arrivati lunghi stasera, come si dice nel gergo dei cuochi.
siamo arrivati lunghi. Intanto ti salutano e dicono ciao ex, mio ex datore di lavoro. Allora, quindi stavamo dicendo brasato fatto con un fondo di carote, sedano, aiutami chef, carota, rosmarino, aglio, cipolla, aglio, abbiamo fatto rosolare, fate rosolare la carne, quando è bella rosolata che fermate la qui dentro, aggiungete un po' di vino, sfumate col vino rosso, un bel barolo, un vino un po' corposo, diciamo un barolo, un nebbiolo, una buona barbera, mettete un po' di chiodo di garofano, cannella, ginepro, fate cuocere a 80 gradi, 85 al cuore, spostate la carne, la avvolgete e me la tirate con una pellicola, poi mettete l'immersore e fate questa bella salsa, bella crema, cremosa. Poi riprendete la carne quando la dovete utilizzare, la mettete nel sugo bollente e la lasciate stemperare senza riandare sul fuoco, che lei si riporta a temperatura ma non mi ricuoce. Una polenta sotto, due carciofi. Vi facciamolo vedere. Mi stavo prendendo. Poi, baccalà. Eccolo qua. Proposte di baccalà, uno sulla piastra fatto con la carta da forno per non appoggiarlo direttamente sulla piastra, l'altro invece è passato nell'uovo e polenta e poi fritto. Eccolo qua, la base è una crema di patate, o meglio una purea di patate un po' non troppo densa, va bene, e lo lasciamo qua. E poi abbiamo, oppure li possiamo fare i nostri polenti. Ancora terza porzione. Prendete mezza patata, adesso vi faccio vedere, mi raccolgo la buccia. Cosa farà il cestino? Sì, lo facciamo poi. Vado, di nuovo una base di crema di patate, le polpettine fatte con il baccalà tagliato a coltello. Assaggiamo. E aspetta, passato nell'olio, passato nell'uovo, passato poi nella polenta, no scusatemi, con il pan grattato e buttato a friggere un pochino nell'olio. Ecco qua il risultato. Ciao! Qua avete la cremosità della patata. Sì.
la patata bollita, sì. E poi avete lo stesso ritorno nella polpetta di merluzzo. Allora, chef, andiamo a assaggiare? Andiamo. Andiamo a assaggiare. Andiamo, con cosa partiamo? Con il... Partiamo col brasato. Iniziare con, no, con, no? Con questo. Con questo. Allora, vai, aspetta vai. Che ti prendo. Scusami. I nostri amici ci sono ancora? I nostri amici ci sono ancora, sì. Ci hanno abbandonato? No, 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 no. È solo un po' tardino, ma la prossima volta saremo di nuovo puntuali. Prego, chef. No. Lascio allora, da dove devo partire? Aspetta, parti che mi prendo il mio bicchiere. Allora, parto con la polpettina, quindi vado con la mia polpettina prendendo sia la purea che la patata bollita, che rompo un po' la polpettina. E vado, Tanta leggerezza. Cioè, ragazzi, qua è come se neanche... amici una carellata del lavoro che abbiamo fatto oggi, perché siamo un po' in ritardo. Qua esplodono i sapori di bambina, ve lo giuro, soprattutto su quello fritto. Qua la chicca. La chicca. Allora, questo qua mi verrà un po' difficile, devo sezionarlo in due, se no faccio un disastro. Guardate come mi guardano, chef. Ha fatto l'imbronciato tutto il giorno e adesso guarda, è tutto goduto perché... Eravamo solo più grossa per quello. Ma non vuoi assaggiare davvero? Chef, non lo vuoi assaggiare questo? Lo conosco, ci sono nato con questo. È una vecchia ricetta del papà, ci siamo nati. Vediamo il costo, come tutte le volte. Aspetta, il cacciamo un po'. Ah. Vai. Qua siamo con, per 4 persone, siamo a 22 euro a persona. Quindi fate 88-90 euro. Potete servire 4 in 3 di polpettina di manzo, di merluzzo con patata su crema di patate. Allora, noi cerchiamo di usare lo stesso ingrediente per accompagnare più o meno uno o due piatti, così non andiamo ad avanzarvi il costo. Qua abbiamo fatto la stessa crema, l'abbiamo utilizzata, che potete comunque magari cambiarla mettendoli dentro un po' di spinacino, la fate diventare sul verde. Gli abbiamo messo le due cotture del merluzzo, sia la griglia che sia impanato con la polenta. E poi abbiamo fatto una polenta con dei cubotti di guancia brasata, ma anche qua potete utilizzare sia la guancia, sia uno scamone o un arrosto della vena. Posso due entrare? Due carciofi fritti, prego, ma possiamo anche andare di là con il telefonino. Allora sì, adesso andiamo di là con il telefonino, ma questo è un motivo per augurarti buon Natale, chef! Perché? Sì! Ma tanto, tanto ci troveremo ancora, Rotto non è vero, non si è rotto niente. Va bene. Allora, la prossima puntata facciamo qualcosa per il pranzo di Natale. Esatto. E allora, seguimi, Luca, andiamo... prendici qualcosa per il pranzo di Natale. Cappone. State lì, raga, che vi facciamo vedere. Due. Possiamo fare il cappone, possiamo fare il bue, possiamo fare un cotechino. Possiamo fare le tiglie, possiamo fare un piatto natalizio. Pasta al forno,
No, chef. Io questa settimana ho detto a Elena, investi due cavalletti, prendi qualcosa. Invece lei ha investito in un rotolo di scotch. È stata bravissima. Non è vero. Mi ha ascoltato. Non è vero, non è vero. Adesso... Tanto sai. Sai perché? Cioè, lo chef mi ha detto che dovevo andare a far vedere che cosa c'è di là. Adesso io vi ci porto, ma tutti insieme. Chef, vieni con me che così raccontiamo. Vieni. Allora, aspetta. Questo lo possiamo spegnere. Voilà. Eccoci qua. Voilà. Vieni con me, chef, che gli facciamo vedere. Andiamo. Dopo mesi che siamo in, a riposo, oggi per l'apertura di domani abbiamo... Sorpresa! Vabbè. Guardate che meraviglia, ragazzi. Uff. Possiamo anche far vedere che stanno sfornando i panettoni. Adesso andiamo subito. Guardate che meraviglia. Questa è proprio una meraviglia. Meraviglia. Tutto prodotto. In casa. Ti seguo? Da che parte passo? Allora. Allora, come ogni settimana noi abbiamo la chicca della cucina, quindi andiamo a scoprire che cosa è stato preparato proprio per... Wow, guardate, proprio appena sfornati. Allora, chef, solita storia, i panettoni vengono cucinati. Vengono cotti e poi vengono messi a pancia in giù per 12 ore. Eccoli qua. Qual è il migliore, quello che scelgono di più? Cioccolato o... Cioccolato e marroni, abbiamo cioccolato e pere, abbiamo il classico, il Milano, abbiamo fatto il pistacchio, poi abbiamo fatto il pandoro, un po' di tutto. Diciamo. Questi domani sono pronti, incartiamo. Aspetta che torniamo su di noi. E allora, chef, noi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana. Ciao. Ciao a tutti, buonasera.